L'ASP di Palermo con il suo Dipartimento Salute Mentale è presente ed è presente volendo dimostrare che in questa occasione non è solo un progetto di cure che noi proponiamo a tutta la collettività, ma mi permetto di dire che è un progetto di vita. La cura della salute mentale è una delle competenze esclusive della nostra organizzazione. Su questa abbiamo una organizzazione di circa 800 operatori, abbiamo naturalmente la determinazione di prenderci in carico questa parte fragile della nostra comunità che molto spesso non emerge, molto spesso è sommersa, ma quando emerge nella sua gravità molto spesso viene alienata. Ecco, tutto questo per noi invece impone un cambio di modello. La prevenzione è importantissima, le fragilità bisogna prenderle nel tempo giusto affinché queste non diventino delle vere e proprie patologie, e noi siamo presenti su tutto il territorio. Certamente la carenza registrata è una carenza oggi importante degli specialisti psichiatri, perché non ce ne sono sul mercato, va detto, noi facciamo i concorsi che vanno vacanti. Ciò nonostante è importante sottolineare che con grossi sforzi non è stata abbattuta nessuna unità operativa, anzi ne sono state aperte di nuove. È stato aperto il centro di prima accoglienza per i disturbi per le dipendenze patologiche, in particolare per il crack, è stato aperto il centro per giovani adulti e adolescenti, perché vede patologie emergenti, o meglio più che emergenti, vediamo anticipare nell'età l'inizio della sintomatologia.